Tu sei quel detective? Se mi hai per caso seguito? E voi, ci avete seguiti? E ora. Ciao ragazzi, benvenuti al tredicesimo episodio di Shin Megami Tensei Devil Summoner, la ricostruzione verso il Sole Armi. Gioco uscito su PlayStation 2 nel 2006. 5, 6. E che stiamo rigiocando per voi apposta qui, perché lo so che voi 5 5, sì, volete... ti piacerebbe. Dai, una decina di visualizzazioni li pigliamo. Ah, ok, va bene, va bene. E siamo, la volta scorsa, siamo lasciati dopo aver fatto il dungeon della matrice, Dungeon Matrix, Matrix Labyrinth, e aver recuperato tre gioiellini che hanno formato un gioiello cremisi per rompere il sigillo, eccetera, eccetera, che ci ha portati adesso ad affrontare Kiyoshi Doji, che è lo zio della ragazza rapita. Esatto, loschissimo chiaramente, che c'ha questa fabbrica in disuso, ereditata dal fratello che era quello buono. Ti dirò tutto, il mio fratello e mia nipote. Mi piace molto il character design di sto gioco, in realtà è interessante. Classico, la parasitiva trasforma in una cazzo. Diventerà un red cape o un altro? Però red cape, io spero uno diverso. Beh, ma allora che senso avrebbe tutta questa storia red cape? Ah, cioè, dobbiamo capire da dove nasce. Ma sarà il super red cape questo. Può essere. E comunque lo so da dove nasce. Sì. Noi ancora non abbiamo visto una cosa. Boh. La copertina del gioco. No, ok, però... Le bambole. A livello di trama... Eh sì, può essere tutto, vedo. A livello di trama non si capisce. Ma che carino. Insomma. Che verso carino puccioso. Questa è la matriosca, secondo me. Potrebbe essere. Visto che c'è le matriosche fluttuanti prima, e in copertina c'è una matriosca. Cioè, le dolce sono chiaramente le matriosche. Si nutrono dell'ospite, tipo. Qualcosa. Cos'è quella roba che in mano? Filo. Ah, quindi il boss è questa creatura. Bellissimo il design. Ritissimo. Fighissimo. No, se n'è andato. C'è puzza di boss fight. Ma non quella, secondo me. A Kiyoshi, dice? Che cazzo è questo? Lui. Ah, oh, eccolo. Quello che c'è in copertina. Ma che cazzo è questo? Tu lo sai? Sì, certo. Straniero in nero. E mi ricorda quelle cose della persona 2. Per forza, all'inizio è sempre così. Sì, no, beh. Persona 2? Come si chiamava? Generale, no? Sì, ok, va bene. Mi ricorda quelle cose un po', vabbè. Vedo che sei riuscito a superare il labirinto Matrix abbastanza facilmente. Niente male, detective. Voglio dire, Devil Summoner. Ma non sei ancora alla mia portata. Ah, proprio lo dice. Io sono il grande Dark Summoner Rasputin. Ah, il capitolo si chiama Dark Summoner. Immagino tu abbia sentito parlare di me. No, sono giapponese. Però va bene, facciamo finta di sì. Rasputin. Oh. È bello essere famosi, no? È la risposta giusta. Se arriva il boy, lo ammazzo. concedimi un momento per rispondere ad alcune delle tue domande. Ecco tutto ciò che so di Kiyoshi Daidoji. La sua trasformazione, alla quale ti riferisci come Red Cape, l'oggetto che è stato espulso dal suo corpo. Per prima cosa quell'oggetto è un Hiruko. Ah, è il mostro sopra. Io pensavo il filo. È un mostro che cresce nutrendosi delle paure e delle ansie della gente. Crescendo, l'Hiruko altera lentamente il corpo dell'ospite. Vedi, il mostro... praticamente il mostro che chiami Red Cape è semplicemente un Hiruko in uno stato avanzato. In effetti erano tutta gente frustrata, eccetera. Sì, sì, sì. Una volta diventato più forte, l'Hiruko si sposta allo stadio successivo, che è ciò che hai appena visto.
un Iruko completo, lascia il corpite ospite ed entra nella, nella prossima fase del suo progetto. E sono sicuro che vorrei sapere qual è, di che progetto sto parlando, ma non ti posso dire nulla di più. C'è qualcosa che deve essere detto. A seguito degli ordini di un cliente. Ah, ok. Non sono in grado, non posso, non mi è concesso dire altro per ora. Ma c'è qualcosa che posso dirti su Kaya, la ragazza che stai cercando. Ha un ruolo molto importante in questo progetto e puoi provare quanto ti pare, ma non te la lasceremo avere. Ora devo fermarmi, però non vorrei dire troppo. Stai già facendo l'exposition da cattivo, sì. Da villain, che classic proprio. Sono un uomo impegnato, devo andare, ma ti lascerò con un demone, non ti preoccupare. Senti la musica bella, ti lascerò qualcuno a farti compagnia. Addio, Redo Kuzunova. Grande, con la bocca da vampiretto. Io ho questo dubbio, lui fa le mafiose. Eh sì, Pokeball con dentro Belphegor. Loki? No, non so come si chiama. Matador. No, però Oh, Chernobog. Oh, il maestro Rasputin. Ce l'ho lì. Non doveva neanche... No, nemmeno bisogno non di doveva neanche alzare un dito. Ti manderò sullo Stygia da solo. Bello! Ma quante botte ti piglia? Ma sarà una fase, sicuramente. Ah, l'ha mandato via. Ecco perché. Scusa, che cazzo fa? No, è confuso se n'è andato lui. Sì, sì, l'ha mandato via, nel senso. Ma butta fuori un Turdak a casa. No, vabbè, dai. È pieno Turdak, tutto? Sì. Madonna, falena. Madonna. Ma no, figurati. È la prima fase. Ah no, ce ne sono due. Questa è la mia tecnica segreta. Sconosciuta agli uomini. Sarà in grado di sopravvivere, figliolo. Adesso c'ho anche Tenzing, però vabbè. Addio Tenzing. Addio Tenzing. Per favore. Per un attimo speravo che fosse confuso lui. Ma confonde continuamente tutti i demoni. Sì. Sicuro che può continuare così. Ce n'è uno che è immune a... Null, Ice, Mind, vai. No, però! Ollo! Ma una... Ci sono tre di noi. Tre gruppi? Ci sono, stavolta ci sono tre di noi. Item, Ox, Bezoar, vai. Per me continua. Ma va. No, c'è un scroll. È debole. E no, sei confuso, non si fa fare. Ah, se. Ora potresti. Grande! 182 con colpo. Sei rallentato. Non posso catturarlo. Ma no, ovvio. Occio. Bedwar. Abbiamo comprati due, visto che servivano? No, li ho anche tenuti nei combattimenti. Sì, però. I keep on kicking at you, continuerò finché non ti arrenderai. Vabbè, anche da confuso ti hanno sparato in faccia. Quindi. Però, occhio che ti whip hanno la... No, lei. Di ghiaccio. È lei whip. Sì. No, se no te la confonde. Ce l'hai messa per quello. No. Però null. Che è null? Anzi. Strong contro Mind, non... bellissimo. E si cura anche. Magari mi cura anche. Io glielo dico. Vai. E ora? Cosa? Ora botta. Ah. Ma lascia stare la pistolina. No, bello stun, è comodo. Insomma.
dai, tipo un qualche secondo lo spiego. Fury c'è una... oh, oh, questo è quello. Molto. Ah, beh, bravo, evocatore. Ora mi toglio le guanti. Occhio. Beauty, dai di essere. Grande Leonan Seed. Questo c'è Seed? No. Seed? Non lo so. Sarà sicuramente una roba mezza. Mitologia nordica. Non è irlandese. Sì. Nordica nel senso. Ti curi. Curati. Non puoi? No, però non cura. Ora sì. Un tiro demone che non mi. E gli hai detto usare attacchi, L'ultima cosa. Vai di bezzo. Non gli hai detto, prima di. Ma dovrebbe vedere morendo. Tu hai detto di attaccare. Cosa fai? Sta morendo. Cosa fai? Perché giri intorno? Non ho capito. Vai, curala. Vai. Sto facendo l'avversario che magari combatteva, ritraeva. Sicuramente. Ottimo che lei non litiga. Padron Rasputin. Bello come muore. Mastro, molto mastro. Figo. Esatto. Reber Wap. Sono immortale. No, 20 poi basta. Poi spariamo. Basta. Poi tiri sulla forza, 20 e poi la magia. Ma fichiamo tutti i demoni nella spada, altro che forza. Che tragedia. Non è riuscito nemmeno a morire come uomo. Ah, non è morto? Mr. Dai Doji. State bene, signore? Sì, benissimo. Oh. Se non fosse stato per voi, non avremmo mai avuto soldi per dare da mangiare ai nostri figli. Avremmo preferito che la fabbrica non andasse in bancarotta. Apprezziamo tutti le opportunità che ci avete dato. Resistete! Ragazzi. Mr. Dai Doji, ci sente? La portiamo subito in ospedale. E lo uccidono per la strada. Okay. Era così in confidenza con i suoi dipendenti che gli hanno addirittura salvato la vita. In questo caso sembra chiuso per il momento, Raido. Aspetta, il Conan. Ehi, Raido. Quel Rasputin è tutto la storia dell'Eiruko. Non possiamo ignorare qualcosa di così serio. E poi sembrava che sapesse dove è Akaya. Forse dovremmo dire raccontare tutto a Narumi. Fine capitolo. Tac, già. Sembra un gran casino, Raido. Un evocatore oscuro. Se dovessi indovinare, scommetterei che si frapporrà nelle nostre indagini. Almeno sei riuscito a salvare quei lavoratori, giusto? E per non parlare di Tai. Ma non possiamo stare qui a sedere mentre quell'evocatore oscuro continua a fare chissà che. E come hai detto, conosce dov'è Kaya Dai Doji. Vorrei che avessimo qualche altra pista, però dovremmo farcela bastare. E poi chi potrebbe essere questo Rasputin davvero? Così arriva la sacerdotessa. Sono venuta con una lettera di importanza molto importante per Raido Kuzuno 14. Ehi, come stai? Vuoi un drink? Forse una sigaretta? La prego di mantenere un contegno. Questo è una questione urgente. Raido, sono venuto a sapere del Dark Summoner che hai incontrato. Rasputin è un monaco russo che, secondo quello che si dice, è morto 15 anni fa. Ma in realtà è un evocatore oscuro. Un oscuro signore. Uno oltre la nostra sfera di influenza. Ma
aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Mi sto dicendo proprio di essere un... Abbiamo... Il nostro compito è, attraverso i poteri degli evocatori di demoni, mantenere la pace in questo mondo. Non solo in Giappone, ma anche in altri paesi in tutto il mondo. Eppure, ci sono alcuni che scelgono di usare i loro poteri per scopi egoistici. Non conosciamo i motivi di questi evocatori, ma il loro valore. I loro valori sono diversi dai nostri, perché solo i giapponesi sono quelli giusti. No. E ci riferiamo a loro come evocatori oscuri. Nonostante non sappiamo cosa cercano, sappiamo che le loro abilità sono senza pari. Se scegli di avvicinarti a Rasputin, usa estrema attenzione. E la missiva? Deve essere davvero pericolosa se si è spinta fin qui. Ad ogni modo, inseguire Rasputin è tutto ciò che possiamo fare a questo punto, per ora. La ragazza è sparita, il mistero del manto rosso di Ruko. Rasputin è l'unico che sappia, è l'unico che noi sappiamo, per quel che ne sappiamo, è l'unico che ha tutte le risposte. Non ripasserò tutti i dettagli più tardi. Ora devi riposare. Io, tu non hai fatto un cazzo. Sono brevissimo. Grande, dai, che siamo. Com'è che alcuni sono veloci, altri. Boh. Non mi sconfinferà molto questa cosa, ma va bene. Fai 9,57. Beh, adesso comunque abbiamo levellato, quindi fondiamo demoni. Che strano che sia durato così poco. Ho paura che siano un po' di lunghezza variabile. Va bene, ci sta. Sì? Ok, grazie. A dopo. Sapevo che trovare altri indizi non sarebbe stato facile. Le uniche piste che abbiamo sono sono che il si chiama Rasputin e che è russo. Pace. Chiamate il BPRD, vi manda Hellboy. Il caso delle spedizioni mancanti. I titoli del cazzo, la Detective Conan. Ok. Siamo a Poste Italiane. Ah, sarà perso lui la roba del negozio. Salve, signor Narumi. Come stai, ragazzo? Non è da voi lasciare il negozio? Cioè, è successo qualcosa? Beh, vedi, ho un problema. È da qualche tempo... È un po' di tempo che non ricevo più delle consegne. Finito i materiali? Faccio, ne ordino di più. Oh, come quanto vorrei che fosse così semplice. Ho ordinato sempre tutto da signora Rada di Arumicho. Scrivi. Arumicho. Però ci ricordiamo. Arumicho Arada. Ok. Ultimamente, recentemente però le mie consegne da Arada hanno cominciato a sparire. Li ho chiamati, ho scoperto che il signor Arada è passato a miglior vita recentemente. Nani? Mi spiace sentirla, ma molti... lavoro da detective molto importante al quale tornare. Mandi le nostre condoglianze, però. Mi deve lasciar finire, signor Narumi. Sono qui per i vostri servizi. Molto bene, vecchio, ti i miei soldi servizi. Soldi che abbiamo dato noi fino. Vabbè, non importa. Esatto. La morte del signor Arada non spiega nulla riguardo al cargo sparito, no? Non hanno chiuso bottega e continuano a mandare i nostri prodotti. Eppure io non ho ricevuto nulla. E sembra normale. Se la starà godendo. Solo Arada e Co. Stanno sparendo solo gli cargo di Arada e Co. Nessuno dei miei altri partner ha avuto problemi del genere. Stanno boicottando. I carichi vengono scaricati dalla nave e poi sparito. Beh, perché demone che quindi cosa ne pensi? Beh, le merci sono chiaramente vengono portate via di notte dopo che vengono scaricate, ma prima del vostro arrivo.
Anch'io la pensavo così, ovviamente, all'inizio. E così ho ingaggiato alcuni marinai per fare la guardia al mio carico, così per trovare il ladro. Ma improvvisamente sparisce tutto nel nulla. Perché marinai? Ne hai detto. Poveri. E non solo il cargo, anche molti dei marinai sono spariti. Sarà questa pocket dimension di qualche demone. Ma che sì, vabbè, qualcuno va un po' tipo Ghostbuster. Chi è che un cretino aveva portato un coguare? Sei dimezzato. No, avrei ordinato un demone e oppure un tubo con dei demoni difettosi. Si è rotto uno. Belzebù. Sono spariti di fronte ai loro compagni marinai. Interessante, no? Lo ascolto. Prego, guarda. Quindi se vi importa di salvare la mia attività o semplicemente di soddisfare la vostra curiosità, potreste fare qualcosa riguardo a questa situazione? Fare qualcosa. Cosa dovrei fare? Siete un detective, no? Sono sicuro che riuscirete a inventarvi qualcosa, a scoprire qualcosa. Altrimenti sarò costretto a chiudere con Oya. No, il nostro negozio di oggetti. Tanto tu non gli lasci soldi. No, beh, dai, mi ho comprato 10.000 delle clips, dei magazine lì, dei proiettili. Ah, e se ciò succede, anche voi ne avrete conseguenze, non è vero? Tecnicamente sì. Beh, allora abbiamo un accordo, conto su voi due. Cosa vuole? Aspetta un attimo, hai detto Arumicho? Sì, in effetti. Ah, va bene, anche per noi Arumicho è il più grande porto marittimo della capitale. Vai, voglio che investiti a Urumicho e cerchi di capire cosa è successo a cargo di Konoya. E mentre sei lì, prova a chiedere del nostro compagno russo, Da. Hai detto Da? Sì. Io cercherò di non lavorare con i miei soliti canali. Vabbè, ci sta alla fine il porto, c'è gente. Quelle cose preziose che tanto non ci servono, confondiamo i demoni che non ci servono e così via. Ho sentito il campanello alla porta e sono corso qui, ma se sapevo che eravate voi non sarei siete benvenuti a comprare ciò che ho qui, ma non dimenticatevi di Arumicho, va bene? No, ho venduto due robe. Ok. Tanto sono cappati, inutile tenerle. All'infinito. Facciamo un pochino di soldino. Abbasso un po' tutto quello che abbiamo. No, perché? Vabbè, tanto se li trovo e sono pieno li posso portare dietro, quindi. Tanto vale convertirli in soldi. Per una volta do ragione. Ma non ti ci abituare. Minchia, il calice 6.000 yen, ne abbiamo due. Minchia, vai. Che botta. Pam! Lo specchio 3.000, ne abbiamo uno. Pam, in the face. Il coso di legno, uno. Cos'è il coso di legno? Ornamento di legno, tanto coso vendita. Va bene, dai. E ora che siamo pieni di soldi, andiamo a parlare col dottore pazzo. Ma non è pazzo, sei tu che lo vedi, che non capisci quello che dici. Alla fine è uno che fa, tu non faresti quello che fa.
cioè il medico pazzo del ex Germania, non ancora. Ma non è nel del Germania. Beh, palesemente. Ma no. Uno che fa esperimenti matti di quella risma lì, eh. Guarda qua, come di Pegasus. Più o meno. Lol. Pegasus, are you okay? Esatto. Ok, allora dicevamo. Ah, anche col tordo mi viene fuori, anzi. Jack Frost alla fine c'ha le sue abilità, Kenji, Oshichi. Ah, l'uccello, no, l'uccello no, figa, no. L'uccello ce l'abbiamo già. Ah, Turda che è al posto, Ortrus è al posto, Tsuchiguma al massimo, Jack Frost è al massimo. Oh, questo è il livello più basso. Va Anzu, Oni e Anzi. Oni ce l'abbiamo già. E anzi, ce l'abbiamo già Anzu con Jack Frost o con Turda, con quelli inutili di Turda. Ma quella perché è inutile, minchia, compara tutto. Sì, vabbè, però il livello 19 rimane troppo indietro, lagga troppo. Scusa, gli altri? E Jack, c'è Ortrus di 16 scusa, e sto me. Mischiando con o Jack Frost di 20, che però ha l'abilità che trova gli oggettini, che è carina. Jack Frost tiene, infatti. Quello di livello più basso, ho tolto Jack Frost e Turda, 19. Che è un livello di meno. Faccio Anzu di 26. Ok. Mi passa X. Debole elettrico, nulla forse. Comunque un demone di livello alto, quindi ci sta. E liberiamo uno slot. E adesso dobbiamo andare dalla tizia lì, per ricordarci. Che magari ci dice sì, sei diventato il rango di sti cavoli. Ah, giusto. Ora hai 35,9 slot. Cosa? 35,9 slot? Buono. Nuovo demone, tac, tac, tac. Dove dobbiamo andare? Faccio una capatina veloce dalla tizia e poi dal posto che mi porto. Allora, devo ancora livellare. Ci fumo il posto. E anzi, c'è dal posto, il Mushi, Loni, dai Loni, ma quello che mi interessa di me. Cosa gli fai con Loni? Allora tengo lì a combattere. Livella e poi posso swappare. Ah, certo. Per andare lì chi si ricorda dove cavolo era? No, da quanta sicumera. Ok, giusto. Ti fili. Perché tipo la stazione lontana in campagna dove c'è solo quello. Esatto. In realtà no, perché penso che nel Linkin Park c'è cioè Mike Shinoda. No, non è vero. Questo sembra molto un creeper. Due. Sì, ringo la bell. You can ring my bell. Cos'è? You can ring my canzone, avanti. Bla bla bla, era Araldo di Agatha Rasu, bla bla bla. Ah, sei cresciuto. Quindi ti chiamerò l'eroe locale. No? Bastarda! Cosa? Non c'è altri slot. Vediamo adesso, aspetta. Lo doveva dire per forza? No, uno in più. No, l'ho liberato. Vabbè, mi ha cambiato il titolo di cui non me ne frega niente. Come no? È la cosa più importante del gioco. Sicuramente. Ok. Adesso. Arumisho. Bravo. È quella che costa di più. È quella più sotto che costa di più. Il verde Harada. Tutti i quelli, no? No. Come? E niente, perché non ci siamo ancora stati, mi sa.
All foreign men are sons. Ma ti pare? dobbiamo andare al porto, no? A scoprire cosa c'è che non va. Il fiume navigabile, il porto. No, un'altra città. Un'altra gente con cui interagire. Che palle. E la madonna. Sì, dai, guarda. Solo 29 su Cibumo tutti insieme. Hai sconfitto il pezzo. Ne voglio almeno 30 miliardi di esperienza con questa roba. Mario Sure? Aspetta, lo sbatti che mi faccio. Sì. C'è anche un Mokoi nascosto di mezzo. Che non si vede. Ma c'è. Senza la voce, è morto, non so. Quando usa le sue abilità anche, che è perfetto. Magari è morto. Sono avvelenato. No, maledizione. Vabbè, con il po' 5 Cibumo sarebbe strano non essere avvelenato. Ah già, uno non è lo tuo. Loni è abbastanza tranquillo, ma lì ho preso un po' di mazzate, vabbè. Come giusto che sia. Se possibile. Che qualcuno ha fatto. Un Oni così grosso, non sarei tranquillo. Tiro delle tramvate in faccia agli altri con un palo enorme. Si mi vanno ingazzati. C'è una cresta da punk. Ah no, sti cartini non ci posso parlare. Oh, io non l'ho vista, ho fatto un moonwalk di Michael Jackson. I forgotten to? Non mi ricordo come parlare bene. Lo dice? Un ragazzo alto, magro, attraverso un modello. Stare vicino a lui, cerca di... Mi metto al centro di attenzione. Un ristorante italiano. Italiano! Olive oil and garlic. Ma va. Classic! Trova la pizza, dimmi che trova la pizza. No, cos'è il massacro? Oh, non l'ho vista. No, il sake. Ma... Legge il menu per il ristorante italiano. Squid pasta with ink sauce, classic! Squid pasta? Con ink sauce. Le cose classiche. Anello di seppia. C'è uno straniero che vuole fare via. Ah, faccio una tipa. Ah, quella tipa del locale, che avevamo già incontrato. Ah sì? Mm-hmm. Ah, sei tu, non mi aspettavo di vederti qui. Questa è rimasta del tipo. Sì, quella del reshow, tipo, il locale del reshow. Narumi sta facendo lavorare troppo, forse dovresti chiedere un aumento di stipendio. Ah, io sono qui, perché sono nata e cresciuta a Rumisho. Hai sentito la Rada in co? Ah, è il mio business. Che famiglia. Ho lasciato per lavorare, iniziare il mio lavoro a Ryugu. Ho lasciato Rada in co a mio fratello, ma... Come si fa, è morto? È suo fratello, era? Sì, è affondato sul fondo dell'oceano col carico. Ah, minchia. Mi hanno chiesto di prendere l'agenda in mano, ma ci sono un sacco di cose strane che succedono ultimamente. È frustrante. Non dirmelo. Gente che sparisce. Esatto. In seguito a... Pensavo che la storia dei mostri fosse finita dopo da ciò e adesso. Ah, scusa, non volevo lamentare, bla bla, cosa ti porta qui? Non stai facendo un giro di piacere. Se vuoi sapere qualcosa, chiedi. Il cargo del Konoya. Ah, quel vecchio ha lasciato veramente il suo negozio di chiedere aiuto. È un cliente fedele da molto tempo. So che c'è questo problema, ma abbiamo mandato la nostra nave recentemente. Siamo fortunati, riceveremo l'ordine presto. Se no, per noi accadrà. E la nostra reputazione seguirà. E pazienza. Però. Ah, non ho mai sentito questo nome. Riguardo le cose strane.
iniziando sei mesi fa, proprio dopo la morte di mio fratello, il nostro carico ha cominciato a sparire. Pensiamo che fosse tutto rubato, quindi abbiamo messo dei sailors da guardia, è successo di nuovo, anche i marinai sono spariti, abbiamo testimoni, sparichi nel nulla, la polizia non ci crede. Quei coraggiosi uomini rischiano le loro vite per mare per portare il nostro carico e poi svanisce. Ho disonorato la mia famiglia, la mia azienda. Tu, esattamente tu, proprio, sei stato tu. Mi chiesto di Rasputin. Che non sa un cazzo. Ah, la sua storia con Bajan, quello con noi, però non sa niente. È tempo di tornare all'agenzia di te. Ma no, ma figa, ho pagato un salato biglietto, in qua. E guarda. Tiro la zona, parlo con la gente. Una volta che è chiaro dove dobbiamo andare o dove dobbiamo tornare. Lamio. Lamio. Potrei catturarla. Però se io stavi di luna è un po'. Sì. C'è però anche una marea di. Costa un po'. Questo è debole. Oh, forse non lo facciamo io ancora sconfitta. Non so. Vabbè, provo a spararle con roba varia, vediamo come reagisce. Sono in ghiaccio. Sono elettrico. Cazzo, lo uccido! Stupido! Stupido Onin! Vabbè, l'ha proprio ucciso. Prossimo incontro. Cerco di catturarla magari. Facendo tutti insieme. Una leazide che cura. Vediamo prima lei. E poi. Questo cura? È la... Onix avendo mascolato. Facciamo il cambio, va? Poteria. Da morire, ma perché mi piace? Io ho detto lei. Come è l'arma? Che non ha molto senso, ma va bene. C'è una caviglia. È una larva sotto, non ha le caviglie. Tu che ne sai? Ah, vedi, cosa che dice anche lei, tanto brutto, quindi non dovrebbe avere male le caviglie, è proprio standard dei demoni donna. Ma? Sì, che non ha molto senso. No. Maschilismo in questo gioco. È vero. No, dico, non ha senso che mi dicano, solo perché sono donne. Le caviglie gonfie. E una vuole, l'altra non c'ha le caviglie. Oh, non c'ha le caviglie.
Anch'io. Ma le mani? Povera. E lei che fa sto verso? Ah, se io faccio conoscere una ragazza a lui, lui mi dà il permesso di residenza. Lui ha la ragazza, io ho i documenti, siamo entrambi specifici. Per la storia di mio fratello? No, è un tizio in giro a casa. No, è Rodi. LOL. Ah, c'era anche un luogo in sto gioco dove... C'erano tipo i drink, no, le cose che potevo concoctare. Ah, i rum. I rum, sì. E quel posto potevo visitare più a volte. E non ho assolutamente considerato per gran parte delle puntate. Vabbè, che se ne frega. No, poi magari può essere utile. Non ricordo che c'erano anche delle cose da fare, per scomparsi, per ottenere nuovo. Non abbiamo sbloccato quasi nessun dialogo, solo dei tutorial. Ah, ok. Un'altra volta, però probabilmente adesso magari. Qualcosa di utile. Sera uno se torna a casa e picchia il cicigumo. No, se non sa perché ma cicigumo. LOL. Adesso è anche addormentato. Ah, lei che fa addormentato. E lei che fa addormentato. Perché la magia per dopo il cammino. Siete avvelenati? Io ho fatto usare gli oggetti, ma non volendo ho attivato l'abilità della donna verme. E aumentare gli incontri casuali. Poi non volendo. Era L1, non ho visto. Provo aumentare l'area gli incontri casuali. Vabbè, anche tanto se volevamo guadagnarci la lamia. Beh. 43 minuti di episodio? Cool. Vai parlare. Cool. 3. No, vabbè. È una scrapista. Il tizio deve salvare. Io vedo clic 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 clic. Questo bel controllo del box 360. Oh, Raid e i suoi demoni hanno recuperato gli HP molto bene. Però volevo la lamia, no? Hola. Non ce l'abbiamo, scusa. No. Oh. Ma chi fa sempre entra nella lamia? No, è la donna verme. Che differenza c'è? Che la lamia è una sexy mezza donna mezza serpente. Però è una squalida donna mezza verme. Ma... è vero. A me sembrano uguali, no? Ma non è così. Non sono riuscito? È 7 su 8. È provato. Ma no, non si prova. Non fare... ci si prova. Fare o non, non fare. Fare. Non c'è provare. Vedi che resta anche delle azioni di vita importanti. Mettila in pratica. Oni ha livellato. Ha imparato la mossetta in combo. Quale? Ah, che si chiama? Gale Slash.
sono attacco Gale Slash. Okay. Sarà un po' di vento, un po' di fisica. Vabbè. Altri 35 punti. Altri milioni di punti esperienza. Però. Vero. Vediamo lui, sta morendo poverino, mettiamo. Curalo. Ah, oh, beh, ci voglia. Che la donna lei allora. Vero. C'ha arma, per quello che. Tanto. Che più poteri hai nella vita? C'ho la spada. Nella vita, nessuno. Maledizione. Non lo sai che ha traffico di me. Diamo le medicine anche perché sono benissimo. Ma lei è una donna vera. Sì. C'è molto di cui lanciare. Intanto è un fucking demon. Che ha visto cose secondo me della vita. Ah beh, anche noi umani per fortuna. Non possiamo nemmeno immaginare. Tanto questa zona l'abbiamo comunque visitata. E tu sta che sa. Sei tu che hai usato il potere. Ho sbagliato, perciò. Non c'è modo di. Che altro facendo combattimenti così spesso la luna è ancora 7 su 8, cioè. Ah già certo. E tanto questo posto sicuramente dovremmo tornare. Mi teletrasporto alla. Al campo base e via. Eccomi qua, ce l'ho fatta. Stanno e salvo. Ah, adesso parte la carta. Perché? Perché diceva che gasa. Ah, che notizie porti da Rumiciò? Nessuna. Certo, dettaglia, ancora niente su Raspin, eh? Per quanto riguarda il caso con Nuya. Riguarda tutto quello che succede su quella nave. È un caso bizzarro, ma è proprio vero. Ma non sembra avere niente a che fare con Raspin. D'altro canto, ho controllato col dipartimento all'interno riguardo Raspin. Anche loro non hanno trovato niente. Non c'è nessuna informazione su uno straniero che si chiama così arrivato in Giappone. Ma poi ho pensato, se lui è un immigrato, tipo, non lo troveremo tramite vie legali, no? Illegal alien. Illegal alien, un alieno illegale. Sì, come nella canzone. Cioè? Questo di cazzo mi viene. Ah, perché non contatti ancora Laguro Gun? E chi è? Ah, mi ricordo. Tacca è molto esperto riguardo gli avvenimenti della capitale. Non è quello che dicevamo prima. Penso che ci sia la possibilità di capire qualche informazione. Cosa ne dice Raido? Dico che salvo. Bravo.
Oh. Opla. Signori, ci abbiamo andato dentro. Leggermente più veloce, leggermente più lungo come episodio. Ma sono state fatte cose. We did something. E siamo ancora avvelenati. La cosa più importante. E vabbè. Signori, questo era Shin Megami Tensei, Devil Summoner, Rai dei Cugini dello Stessore Science, episodio 13. Yes. Probabilmente a questo punto voi avrete visto gli episodi pubblicati in una settimana, quindi saprete già che il prossimo sarà tra 7 giorni. Yeah. Alla prossima. Alla prossima.